La linea inconfondibile della Sydney Opera House ci dice che siamo a Sydney, una delle metropoli più belle del mondo, ma anche la città che nel prossimo luglio ospiterà la Giornata Mondiale della Gioventù. Una skyline da urlo, che ondeggia seguendo le insenature di Port Jackson, rispecchiandosi nelle acque del Parramatta River. Lame specchiate che sfidano il cielo in una straordinaria baia che con le sue valli si insinua tra edifici avveniristici. Architettura contemporanea e fascino australe. Sydney presenta un volto modernissimo, un mix di efficienza strutturale e fascino esotico, un groviglio di acciaio e icone che si sciolgono nei sobborghi, fatti di villette dai balconi in ghisa e boschi di eucalipto. L'immagine che ha creato è quella di una città veloce, proiettata nel futuro, dove si respira un'atmosfera cosmopolita ed eccitante. Eppure anche questa città, con appena 200 anni di storia, ha un cuore antico. Nel 1768, il capitano James Cook salpava a bordo di una nave dai lidi inglesi per raggiungere nuovi mondi. Nel 1770, il re Giorgio III proclamava il possesso della costa orientale australiana con il nome di Nuovo Galles del Sud. Il sovraffollamento delle prigioni e la perdita delle colonie americane portarono gli inglesi a maturare la decisione di aprire una nuova colonia penale. Nel 1788 la First Flot, una flotta composta da 2 navi da guerra e da 9 navi da carico, gettava l'ancora nella baia di Sydney Cove. Il suo carico umano, 750 deportati, 210 marinai e 40 tra donne e bambini, popolarono The Rocks, l'area che ancora oggi è considerata il luogo di nascita dell'Australia. Da allora Sydney non si è più fermata. Nella sua crescita ha spazzato via culture e tradizioni aborigene, che già 43.000 anni prima di Cristo avevano segnato il continente, per poi riproporle, divorata dai sensi di colpa, come nocciolo ancestrale della società multiculturale e multietnica che anima la metropoli. Ci troviamo a pochi passi da George Street, l'arteria più importante dell'Australia. In questa zona, nel 1913, fu costruito il primo grattacielo, dopo che la corsa all'oro aveva trasformato la città grazie alle centinaia di banche e palazzi costruiti. Oggi, grazie ai centri commerciali e negozi di lusso, quest'area è diventata anche la meta principale dello shopping. Sydney, con i suoi 4 milioni di abitanti addossati lungo la costa del Pacifico, i centri del potere economico, i contatti con il vicino impero asiatico, le strutture finanziarie, il meticciato umano frutto di 2 secoli di migrazioni, detiene il primato su qualsiasi altra città australiana. I treni che sfrecciano tra i grattacieli e sfiorano la Sydney Tower sono il simbolo di una supremazia conquistata strappando a Melbourne il titolo di vera capitale del continente, un ruolo alimentato con scommesse faraoniche come la costruzione dell'Harbour Bridge all'inizio del secolo scorso o la Sydney Opera House negli anni 60. Palazzi vittoriani accanto ai grattacieli è l'affascinante profilo della City di Sydney, circondata da bellissimi parchi e oasi verdi che si insinuano nel territorio urbano. Sono i luoghi della pace e del relax. I giardini botanici reali accarezzano gli unici edifici che raccontano la Sydney coloniale, dalla casa del governatore, immersa con le sue torrette nel promontorio lussureggiante di Farm Grove, alla calda maestosità della State Library, che inaugura una passeggiata nella memoria scoprendo l'esile semplicità di Parliament House, le ali goticheggianti del vecchio ospedale, la cattedrale anglicana di St. James. È l'anima di una città giovane, che si aggrappa a poche pietre per saldare la sua identità. Ai margini della City, accanto ad Hyde Park, si staglia St. Mary, la cattedrale di Sydney, ma anche il simbolo della Chiesa australiana, tappa obbligata per comprendere la storia della comunità ecclesiale nell'emisfero australe. Si tratta di una delle più grandi cattedrali nel mondo, che con il suo stile neogotico ricorda gli antichi templi medievali. Il nostro viaggio in questa città termina proprio sul sito dove nel 1821 il governatore Macquarie pose la prima pietra della Cappella Cattolica, la prima concessione di terra alla Chiesa australiana, che oggi vuol far sentire la sua voce e la sua speranza presentando un'altra Sydney alle migliaia di ragazzi che arriveranno da oltreoceano, quella della Croce.